La sua squadra, ma anche per il Casalnuovo, 3 punti persi per quanto riguarda la sua compagine, si allontana sempre di più la vetta playoff. Sì, innanzitutto i complimenti per l'ospitalità allo staff del Casalnuovo col presidente che ci ha ospitato alla grande. Mi rammarica moltissimo vedere queste partite, principalmente non tanto per il gioco e il risultato, ma bensì per una decisione arbitrale, anzi un arbitraggio durante tutto il percorso della gara, a mio dire, è scandaloso. Cioè, chi è preposto a vigilare su queste cose, che lo faccia in modo tranquillo, professionale, perché ci sono delle prove audio che voglio mettere a disposizione delle autorità competenti, e spero che ci sia il commissario degli arbitri, perché dire delle cose a un calciatore per determinate situazioni, a mio avviso, è scandaloso. Cioè, ci sono società che profondono energie mentali, fisiche, economiche, e non vanno assolutamente bistrattate in questo modo da un incompetente che si presenta su un terreno di gioco dove non sa nemmeno correre. Faccia prima il corso di podistica e poi dopodiché viene sui campi. Assolutamente è scandaloso da parte mia. Quindi faremo ricorso in relazione a questa decisione che a mio avviso ha pregiudicato non tanto il risultato, che alla fine è diciamo opinabile il discorso del rigore, in quanto deve essere calciato e qui non si sa il fine che succede. Però avere 5 squalificati in prospettiva di un campionato di vertice di playoff, a mio avviso, è veramente irriguardoso nei nostri riguardi, quindi che ci sia veramente il giudizio giusto.